Salve a tutti ragazzi, un saluto da Walmont. No, per niente. Come faccio? Notare Jill con le sue capacità di immersione avanzate che non ha bisogno di respirare sott'acqua. Ok, ma che ci faccio con quel tubo? Cosa devo rompere? Cosa? Comunque veramente ragazzi, skill no, non c'entra un cacchio, va bene. Abilità di immersione a livello 999 per Jill. Aspetta, com'è che ci si immergeva? Mi sono scordato il tasto. Come on, immergiti! Immergiti! Qual era il tasto? Qualcuno mi suggerisca! Ah, qual è? Ok. Rompiamo uno di no, non c'entra niente. E la porta si è chiusa, lo sappiamo, ma... ci deve essere il meccanismo che fa funzionare sta roba? Fa uscire da qui, sto perdendo un sacco di tempo. Ah, eccolo qua, porca miseria. Finalmente. Chi l'aveva capito? Ok, ci servono gli altri piedi di porco. Che cavolo. Dopo 2 ore che giro a vuoto, alla fine scopro che c'era quella botolina di merda, va bene. Prendiamo un po' di fiato, prendiamo un po' di fiato. Vai Jill, spacca la botolina con tutta la forza che hai, tanto ce ne vorranno altri 2 o 3 piedi di... Oh, ce l'ha fatta, perfetto. Wow, era così facile? Detto da quello che è stato lì a girare per mezz'ora a vuoto. Oh, siete salvi. No problem, said you. A little close for comfort. Una scampata bella, sì. Qualcuno mi ha detto, ma Walt, ti sei accorto che hai 2 fucili d'assalto? Risponderò come rispondo a tutti. Che ci vuoi fare se sono un pirla? Mica pensavo utilizzassero le stesse munizioni. Ok, andiamo avanti. It's still filling up. The power's back. We can bring down a bulkhead in the control room. No. Wait, dobbiamo andare nella sala di controllo. Quindi dobbiamo tornare di qua. No, di qua stiamo tornando indietro. Ma si possono ammazzare sti cosi, porca miseria. Torniamo nella sala di controllo. Allora, forse è indietro. Perché la stanza di lì è chiusa. Di qua. Però questa porta dovrebbe essere tipo sigillata perché sarà piena di acqua, appunto. Stesso vale per l'altra porta.
Quindi questo significa che l'unico modo per andare avanti è effettivamente l'altra sala, perché di qua è chiuso. Fossi in voi non oserei aprire questa porta. Esatto. Raccogliamo delle munizioni per un fucile di precisione che non abbiamo trovato. Qualcuno mi ha anche detto che si poteva trovare, però non so esattamente dove. E non so se lo troveremo ormai, perché era indietro, molto indietro. Mi hanno spaventato quando sono morti rispetto a quando erano vivi, cioè. Pesce stronzi proprio. No, mi spaventano di più quando sono morti. E tu vai via dalle banane. Cos'era? Ah, sempre quelli là. Marini. The power's back. We can use it. Ok. Ah, questa leva. All right. That should hold us for now. I'll check the control system. Damn it, I don't have a signal. Maybe the antenna array is out. It's on the observation deck. Maybe we can fix it. I'm sure the view is nice. Me too. Let's move. The observation deck. We can climb up there from the hall. Yeah. Però prima fammi cambiare il doppio fucile. Ma direi di tenere l'MP5 effettivamente. Ma cavolo, si è allagato proprio tutto, eh? It's okay, the bulkhead's closed. We just have to wait. Cazzo! Oh! Mi sono spaventato! Che mi si alzano così uno accanto all'altro, bastardi! Forza Parker, non perdere tempo! E io perché ho come l'impressione che Rachel spunti fuori da un momento all'altro? Chi lo so che è viva, lo so! Ed ecco perché l'ascensore era su, infatti mi stavo chiedendo io, come mai l'ascensore si trovava su e non giù? Perché loro erano tornati su, se no Chris non poteva scendere. Ok, well, Quint learned there were two ships during his investigation. You must be on the Queen Zenobia's sister ship. Oh mio Dio. Jill and Parker are probably being held on that ship. Have you been able to locate it? No. But I've got my top people on it. How much time has passed, right? Correct. It's possible that up until a few hours ago the ships were traveling together. Search the area. See what you can find. Roger that. Abbiamo sbagliato nave. Fantastico. Non me l'aspettavo però effettivamente. Dobbiamo andare al salone, quindi io dalla parte di Rachel non ci passo. E passo di qua. Ah, ci sono gli stronzoni nei bozzoli. Sapevo che sarebbero usciti fuori prima o poi. Parker ovviamente mi deve fare sempre spaventare. Oh cavolo. Ok, sono peggio di quanto mi aspettassi! Che culo! Ah, esplodono pure? Ok. Ok, Jill.
Direi che possiamo fare una sola cosa: fuggire per le nostre vite. Any idea what Veltro's trying to do? Aside from jerking us around so we don't know what to do. Who knows? We haven't seen hide nor hair from them since that video. Yeah, I don't like it. The sooner we get to the observation deck and contact HQ, the better. At the very least, I hope they've picked up Chris's whereabouts. Già. Jill non sei proprio nulla, eh? Mi stai sembrando molto Leon. Che non gli raccontano mai niente, poverino. Carissimo amico, sono disperato, mi dispiace, ma devo andare avanti. Stanno dormendo, ma si sveglieranno alla fine. Ora ho la mia occasione. Solo al loro pensiero mi si rizzano i capelli in testa. Fai attenzione, le bolle gonfie, pregherò per tutte le vostre anime. Ciuca lì, ciuca là, addio, e vaffanculo qua. Ok. Probabilmente c'era anche prima, sarà che me lo sono scordato. Ma ormai non ha più importanza. Perché dobbiamo tornare al salone. E credo di avere una mezza idea dove dobbiamo andare. Ho fatto richiudere la porta perché stavo controllando quella porta lì. Che cazzo è successo? Did you hear that? Che è stato? Lo sentite? Oh cazzo! Cos'è? Cos'è? Vai raga! Era l'orologio. Ma lol. Dove sei, Parker? Parker? Parker, non mi lasciare solo in un momento come questo. Ho un brutto presentimento, lo so perché. Oddio. Raga. Parker. Dove sei, Parker? Oddio. Oddio. Parker, non mi lasciare. Dobbiamo salire di sopra, no? A livello superiore. O di sotto, aspetta, forse devo prendere l'ascensore di sotto. Oh mio Dio, mi sto cagando addosso di brutto. Perché una volta qui c'era una canzoncina simpatica e caruccia. Dobbiamo prendere questo ascensore, va bene. Ah, ok, eccoti Parker. Meno male che ci sei tu che mi conforti. It's moving. Cool. Now we can get to the observation deck. Perché ho come l'impressione che si fermerà al primo piano. Appunto. Something's up there. Cazzo! Cosa sei? Chi sei? Per quale motivo ci sei? Non lo so, sparagli! Aia! E grazie al cazzo! Ti sembra il momento di fare battute, Parker! Cos'è? Uno scorpione gigante, per l'amor del Deus! Non lo voglio... Ah! Come lo respingo sto coso? Ma non si può aprire la porta! Beccati questo cosa che non stai facendo nient'altro che girare in tondo! Sei inutile! Yeah.
Eccolo di nuovo. Ragazzi, sto finendo i proiettili. Che schifo sei. Cosa schifo sei. Sono senza proiettili, hai capito? Zero, non ne ho. Come ti ammazzo io? Come ti respingo con il... con la potenza divina? Basta, apriti, porta di merda. No, non penso proprio. Cazzo. And it's night out, so there's nothing to see. Vabbè, siamo al sicuro. Sì. Sicuri come il fatto che dovremmo far esplodere quei barili per salvarci le chiappe. Dicevo. Siamo una tartaruga ninja zombie. Ok. Ora che l'abbiamo identificato possiamo ucciderlo. O morire per mano sua, insomma. What the hell is this thing? Look at it! How is it even alive? That, you son of a bitch! Ok, abbiamo delle munizioni per mitragliatrice. Oh cazzo, cazzo, cazzo! Vedi perché mi piace di più Resident Evil 6? Su Resident Evil 6 puoi fare delle piroette per schivare i nemici. Qui non lo puoi fare, ok? Poi mi dicono perché mi piace Resident Evil 6. Forza, carica. Ok, non si è fatto niente. Comunque li dovrei sparare al fianco. Ma come lo schivo sto stronzo? Ah, con la barra spaziatrice, me lo potevate dire prima. Ok, mostro. Andale mostro, andale! Arriva, arriva! Ouch. Ok, è un po' duretto, un pochino proprio. Già, piccino piccio. Allora, dicevamo, sto giro lo freghiamo. Sto giro, stavolta non mi freghi, eh. Allora, forza mostro. Munizioni che mi servono assolutamente. Cos'è? Si è calmato rispetto a prima, mi sembra più tranquillo. Andale mostro, andale! Lo sapessi.
ti piacerebbe, ora che l'ho capito come ti schivo. Non sarà più facile per te ammazzarmi. Qualunque cosa tu sia. Vedo che però hai una bella folta chioma. Ouch, ok, sto giro l'ho mancato. Questa gliela concedo. Ti piace prendere la scossa? Sì, che ti piace prendere la scossa. Ouch. Le mie abilità nello schivare i mostri stanno diminuendo. Mi chiedo quanti proiettili devo sparargli prima che muoia. No? Perché me ne sono rimasti solo tre. Ok, adesso sono senza proiettili, cosa faccio? Da schivare è piuttosto se... Quelle sono delle munizioni per il mitra. Oh, mira Parker, non guardare me. Ah, io questa mi sa che l'ha sentita, eh? Schivatore provetto, achievement sbloccato. Probabilmente voi non lo vedrete, però. Ve lo dico io e voi crederete sulla mia buona parola. Altri 60 proiettili per il mitra, non so come li abbiamo presi, ma ce li abbiamo. Cioè, guardate quelle chiede che c'ha lì sulla spalla. Che schifo. Questa cosa morfologicamente sbagliata. Che cadendo ha fatto di bravo una scala. Guardare come Parker l'ha insultato in tutti i modi possibili, immagino. Scusa. Secondo me non è morto, però. Poi. Quando cadono così non sono mai morti. Vabbè, la battaglia deve cominciare ancora. Scheda della vera. Ah, adesso possiamo aprire tutte quante le porte. Bene, bene. Adesso possiamo aprire tutte le porte della nave. Good to take in the fresh air. Già. We got a lot more than we bargained for on this ship. Yeah. We've been fighting for our lives this whole time. I hope we can catch our breaths after checking in with HQ. Non penso proprio. Sembra troppo facile per i miei gusti. Troppo facile. I'll check the antenna's wiring. Non oso immaginare cosa avremmo fatto se non avessimo ottenuto questo cacciavite. Certo, non che questo enigma sia poi... Come dire, facile da risolvere da quel che vedo, no?
Ok. Se io sposto questo meccanismo... No, questo qui va bene. Questo qui lo devo spostare in alto. Ok. Tanto dobbiamo evitare che i flussi si colleghino. Questo qui lo spostiamo qui. Questo qui non ci serve, ma va in conflitto con quest'altro flusso. Questo qui. E dovrebbe andare. Questo qui va qui. Questo qua sopra. No. Cioè, potrebbe essere un po' un problema questa cosa. Che si scontra sempre con quel flusso. Ah, qualche genio matematico potrebbe aiutarmi? Non sarebbe male come cosa. Perché io proprio non ci arrivo. Per cui questo va qui, questo va qui. Questo no, questo qua dovrebbe andare in alto. Questi flussi non dovrebbero collegarsi. Aspetta, ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta. Quindi questo flusso va qui, questo va qui, questo va qui, questo va, no, questo va qui, questo va qui. Sì, sono un genio, ragazzi. Ma chi sono? Cioè, I think that should do it. We'll give it a shot. I hope it works. Dai la medaglia. Do you read? O'Brien here. Are you two all right? We did it. Boss, it's Parker. Shit hit the fan here. It hit really hard. I know. The whole thing was a setup and we fell for it. Abbastanza. How do you know? How do you know it's a setup? What is it, boss? Say something. Forza, parla. Just stay put. I've got an emergency call. No, wait. Director O'Brien, we've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force? Go on. Yes, sir. Apparently Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion. What? Che stanno facendo? Perché? Per quale motivo? Looks like somebody's found the Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Parker! HQ, what's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. They're aiming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites have destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss, get us out of here. Sorry. I can't authorize that. O'Brien, sei un pezzo di merda. Come puoi fare una cosa del genere a me? Non è giusto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Votate e commentate. Alla prossima. Merdaccia di O'Brien.